diciamolo. FVG Tech On Air, pillole di tecnologia alla radio. Come sempre presidiato dal grande Gabriele Gobbo. Buonasera Gabriele, come stai? Ciao a tutti, tutto molto bene qui. Mi pare che però ho dovuto mettermi la mascherina per andare in onda. Eh certo, perché ci stai spargendo i virus via etere, no? Vabbè, scherziamo, dai, cerchiamo di riderci sopra perché la situazione non è assolutamente divertente. Poi vabbè, ci siamo informati un po' a microfoni spenti su tutto quello che sta succedendo e veramente ogni giorno si leggono di quelle notizie poco rassicuranti, però insomma, vabbè, noi andiamo avanti e parliamo di tecnologia. Esatto, meglio. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo, o forse sparliamo, di Twitter, perché durante la nottata, iniziando da ieri sera, diciamo verso le 11, andrò molto semplice, anche banalizzando dei concetti. Certo. È stato, certo, diciamo certo, così, hackerato, uno dei più grandi hackeramientos. Sì. È una delle principali piattaforme al mondo, o una piattaforma mondiale famosissima, così è stato vittima di questa cosa. Cos'è successo? Se vuoi te lo spieghi in due parole. Ma volentieri. E poi ti spiego perché potrebbe essere successo. E a un certo punto hanno iniziato a comparire dei tweet di persone famose, quindi di profili, quelli con la spunta blu. Ti faccio dei nomi: Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos, Apple addirittura, e altre centinaia, dove anche in maniera personalizzata questi tweet dicevano: se mi mandi 1.000 euro in bitcoin per aiutarti in questa situazione del covid, te ne rimando 2.000 di euro in bitcoin. Oh, che bello. Tutti. Esatto, solo che ti arrivava da Barack Obama con la spunta blu, non è che il solito spam, sai, strano. E quindi lì piano piano, sai, un account, due account, tre account, 100 account, e si è capito che non potevano aver sfondato il singolo account o la password del singolo account. Quindi, caro mio, cosa è successo secondo te? Lì è stato un ingresso a gamba tesa. Esatto. Allora, poi ormai è passato, sono passate tantissime ore, siamo quasi a 24 ore dal danno, e potrebbe essere una delle ipotesi più accreditate, anche perché a un certo punto nei vari forum, nei vari posti, è iniziato a girare questa foto di schermo di un'interfaccia amministrativa di accesso di un dipendente che aveva il potere di cambiare le password degli account. Quindi si è capito che probabilmente hanno sfondato un account amministrativo con grandi poteri di gestione di Twitter di un dipendente, spare attraverso un data leak, cioè un furto di informazioni degli ultimi mesi, dove hanno ciucciato la sua password. Questo era andato su YouPorn tipo 2020, perché siamo al delirio. Sì, e da sì, lì hanno cambiato le password di queste persone famose facendo questi tweet, e la gente, pensa un po', c'è cascata. Beh, è normale, cosa pensavi che non cascasse? Se Barack Obama o Bill Gates o Apple ti dicono mandami 1.000 euro che te ne torno 2.000, così è successo, grazie a Dio, anche se sono arrivati a centinaia di migliaia di utenti questi tweet, non sono riusciti a rubare tantissimo. Oggi, in questo momento, le stime, vado a memoria, parlano di 150.000 euro. Beh, insomma, scusa, se l'avessi fatto io adesso starei scomparendo. Certo. E questo però vorrei sottolineare, non è colpa di Bitcoin, non è Bitcoin che non è sicuro, è la stupidità delle persone, ma sai, quando c'è la spunta blu è facile cascarci, e qui io mi sono fatto queste domande. Ma Twitter non ha delle misure di super sicurezza per gli account amministrativi, doppia verifica, SMS, token, che ne so? E poi soprattutto io mi chiedo perché non sono intervenuti subito, magari con un avviso. Ovvio che capire il motivo era difficile a livello tecnico, non entro, ma un avviso. Io addirittura avrei chiuso per un'ora la piattaforma per non fare queste figuracce dannose, perché sono figuracce. Io mi immagino un Barack Obama incazzato che ti sì, fa magari una denuncia, una class action. E soprattutto la responsabilità di un account che ha, di un Twitter che ha un account, che ha degli account così importanti, di persone che cambiano il mondo, perché sono account che influiscono su come fa il mondo. Sappiamo che se il presidente americano fa un tweet può cambiare delle cose. Certo. Dove finirà la responsabilità di Twitter? Chissà, questo si vedrà, credo, nei tribunali a questo punto. Esatto, secondo me andrà proprio così, al di là che ci ha fatto rendere conto che forse dobbiamo tutti noi, dal nostro cellulare alla nostra azienda, aumentare i sistemi di sicurezza, perché parliamo di
Twitter uno dei big player mondiali più importanti da anni. Ecco, ecco, sicuramente, perché non vorrei che quest'uomo avesse messo come password la data del suo compleanno e che Twitter gliel'abbia anche lasciata mettere, perché il problema è questo. È il problema, doppie verifiche. Poi se vedi che centinaia di account a spunta blu con milioni di follower pubblicano tutti nello stesso momento cose su Bitcoin, con tutti i filtri e le rotture di balle quando noi pubblichiamo un culetto o un piedino, sì, o una foto di, che ne so, un fumetto un po' osè, ci banni in un secondo e questo non succede. Le risposte ai posteri. Ecco, senti Gabriele, grazie, vedremo domani in questi giorni come si evolverà la cosa, che si è fatta eco anche su vari notiziari e saremo tutti curiosi. Intanto grazie. E come sempre, grazie a tutti, un abbraccio e ovviamente ci vediamo su tutti i social non hackerati. Gabriele Gobbo l'ho trovato un po', purtroppo per voi, dappertutto. Ecco, aspetta, specificalo bene, Gabriele Gobbo e ho anche altri nomi? No, questo va benissimo, ci trovate, ci dico sì perché nelle mie aziende, no, Gabriele Gobbo, insomma, addirittura anche su Twitter, ma non ho la spunta blu, quindi sono salvo. Ecco, va bene, perfetto, senti, a giovedì prossimo allora Gabriele, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Un saluto, ciao. Ciao, ciao. Piazza Grande, su Italiana.